Le rondini migratrici sfrecciano sull'acqua inondata dal sole in un intricato mondo di canne. Le canne ondeggiano in un habitat affascinante, la cui bellezza è esaltata dalla rarità dei suoi abitanti. In Gran Bretagna la riproduzione dei falchi e delle paludi dipende dall'esistenza dei canneti. Un tarabuso emerge da questo mondo. Nel corso di tutto l'anno, questo luogo camaleontico, per molti aspetti instabile, è avvolto dallo splendore delle stagioni. Mattina presto, un porciglione cerca da mangiare tra i crescioni al margine della bassa palude. Qui vivono i gasterosteidi, una vera prelibatezza per esso. Più tardi si ritirerà nella fitta foresta di canne, nascosto, ma facile da identificare grazie al suo stridulo richiamo. Ai bordi della palude, le canne sono più vulnerabili. Sicuramente, contro la loro volontà, permettono agli alberi di invadere quel territorio che loro hanno conquistato con fatica. All'inizio si sono insediate nelle acque basse, laddove poche piante riescono a sopravvivere. Poi, grazie a un complicato sistema di radici, si sono moltiplicate, diffondendosi velocemente lungo il limitare di stagni, fiumi e lagune più profonde. Gli steli, che crescono dalle radici sommerse, muoiono ogni anno. Col tempo, una massa umida di canne in decomposizione e di radici intrecciate emerge sopra il livello dell'acqua e inizia a seccarsi. Allora, nuove piante si possono fare avanti. Tra i primi insediatori troviamo gli ontani, i salici e gli spini cervini. Se la zona resta asciutta per un po' di tempo, fanno la loro comparsa i biancospini e le betulle. Dopo qualche anno tutto il canneto potrebbe essere sostituito da un bosco di querce. Nonostante la sua volubilità botanica, l'orlo infestato di arbusti di un canneto costituisce un habitat vitale per gli uccelli in riproduzione. Il forapaglia macchiettato, appena arrivato dall'Africa, diffonde un grido di possesso per tutto il suo territorio. Un maschio della specie Silvia Cettia, detto usignolo di fiume, annuncia la sua intenzione di acquistare una proprietà. Anche la cannaiola è arrivata e si ferma a mangiare tra gli arbusti, proprio di fianco al suo vicino, il basettino, uno dei pochi uccelli che trascorrono tutto l'anno nel canneto. Il modulato canto dello scricciolo annuncia il suo arrivo all'estate nordica. Le calde giornate di fine primavera invitano lo splendido biancospino in fiore a circondare il canneto. La sua nivea risposta alla stagione della crescita contrasta con la tifa, che sta ancora lottando per sfuggire ai colori dell'inverno. Le cime delle canne hanno perso gran parte dei loro piccoli semi, spazzati via dal vento verso altri lidi o mangiati dal basettino per sopravvivere durante i mesi invernali. Durante l'inverno il sistema di radici è rimasto attivo, producendo germogli sott'acqua, ma ora gli steli verdi si dirigono verso l'alto, carichi di giovani foglie. È tempo di trasformazioni. Ovunque esplode la vita. Il calore crescente e le giornate più lunghe spingono a uscire dal letargo invernale il bruco della falena bevitrice, così chiamata a causa della sua predilezione per la rugiada mattutina.
Sia il bruco della falena bevitrice che la cannaiola hanno un nemico comune, un predatore vero e proprio per il bruco, che se la cava grazie al rivestimento peloso protettivo. Si tratta di un parassita di dimensioni piuttosto grosse per la cannaiola. Il cuculo. Questa cannaiola sembra innervosita dalla presenza del cuculo. Le canne offrono protezione agli uccelli che fanno il nido, ma il cuculo resterà pazientemente a guardare, aspettando il momento giusto per intrufolarsi e depositare il suo uovo nel nido della cannaiola. Nonostante il pericolo in agguato, la cannaiola continua a raccogliere materiale per il nido. La femmina fissa strettamente il nido agli stelli delle canne, incoraggiata dal maschio che al momento si limita a guardarla. Lui farà la sua parte più avanti, condividendo con la femmina la cova delle uova. È sempre la femmina che raccoglie erba secca e filamenti di canne morte, un compito che spesso richiede lunghi viaggi lontano dal canneto. La scorciatoia consiste nel rubare nel nido di un uccello vicino o in uno dei nidi fasulli che le cannaiole hanno l'abitudine di costruire per confondere il cuculo. I nidi sono fittamente intrecciati e rinforzati da ragnatele. Quattro uova macchiettate, ma uno è un po' più scuro. Il cuculo ha colpito. Per quasi due settimane il maschio e la femmina della cannaiola condivideranno la cova. Il tarabuso maschio grida dall'inizio della primavera fino a luglio, i mesi in cui la femmina si prende tutta la responsabilità di costruire il nido, covare le uova e allevare i piccoli. Forse le note riecheggianti nella palude avvertono il potenziale intruso. Stai alla larga, questo è il mio campicello. Qui c'è una femmina che sta facendo tutto il lavoro. Per soddisfare la fame dei giovani tarabusi, la femmina va in cerca di piccoli pesci, un gustoso assaggio della grande varietà di cibo disponibile tra le canne. Più avanti i piccoli passeranno ai piatti forti, anguille, rane, rospi e persino i piccoli delle folaghe di palude. I tarabusi sono degli uccelli schivi e diffidenti. È difficile conoscere a fondo le loro abitudini. Alcuni volano fino a un miglio dal canneto per trovare da mangiare, mentre altri restano tra le canne e non stabiliscono neppure il territorio di riproduzione. Alla fine del secolo scorso, il tarabuso non si riproduceva più in Gran Bretagna. Dopo una ricolonizzazione naturale dal continente, la popolazione raggiunse quasi le 100 coppie. Recentemente è nuovamente diminuita a circa 50. Non sembra esserci una spiegazione chiara. Forse una causa può essere l'evoluzione naturale verso condizioni ambientali più aride. Nella nidiata ci sono piccoli di età diversa, perché la femmina ha iniziato a covare subito dopo aver deposto il primo uovo. Può esserci una differenza di settimane fra i giovani tarabusi e si rivela chiaramente in momenti come questo.
Il piccolo più grande e quindi più robusto si serra come una morsa al becco della madre per ricevere il cibo che essa ha raccolto. E la sua tenacia viene premiata. Almeno uno dei piccoli è stato accontentato, ma ci sono altre bocche da sfamare. Fattore indispensabile per una buona riproduzione dei tarabusi è la limpidezza delle acque del canneto in cui si nidificano. Se l'habitat non fornisce questa condizione di non inquinamento con la conseguente carenza di cibo, la popolazione dei tarabusi continuerà a diminuire. La Royal Society for the Protection of Birds attualmente possiede e gestisce i canneti che ospitano la metà dei tarabusi riproduttivi di tutte le isole britanniche. Se il livello di inquinamento verrà mantenuto abbastanza basso e se verranno riaperti i canali che sono stati ricoperti, allora forse i tarabusi potranno ancora sopravvivere. È certo che continuando a prosciugare il loro habitat naturale, la possibilità di raggiungere il numero elevato di qualche centinaia di anni fa è molto bassa. È l'inizio di giugno. L'iris giallo aggiunge pennellate di colore allo sconfinato mare verde. La femmina del migliarino di palude alleva i suoi piccoli qui, al limitare asciutto del canneto, dove le canne sono minacciate dagli arbusti. Il nido è nascosto vicino al terreno dove i rami del convolvolo avanzano rigogliosi. A metà giugno le canne gialle dell'anno ormai passato sono sommerse dal verde manto dei nuovi germogli. Una splendida farfalla, un papilione europeo, raro abitante dell'Anglia orientale, succhia il nettare dalla valeriana di palude. Al confine estremo della sua diffusione europea, questa farfalla sopravvive grazie alle asclepiadi, piante su cui si basa l'alimentazione dei suoi bruchi. Ci sono altre rarità in questa striscia di confine tra il canneto e gli arbusti. La Silvia Cettia si è stabilita negli ultimi 10 anni laddove fiorisce il salice amante dell'umidità. Alla fine del secolo scorso, la diffusione di questi uccelli dai territori del Mediterraneo verso il nord è stato uno dei più incredibili eventi ornitologici. I maschi rivaleggiano per i diritti territoriali. All'imperioso richiamo dell'uno risponde lo sbattere della coda dell'altro. La Silvia Cettia comparve nell'Inghilterra del Sud alla fine degli anni 60. In breve tempo si è riprodotta e ora vive per tutto l'anno sugli arbusti e i canneti del Sud, dimostrandosi un'energica colonizzatrice. Alla fine di giugno le nuove canne sono in piena crescita. Si alzano dall'acqua come un muro impenetrabile di sottili colonne, rifugio e nascondiglio per tante creature. Il basettino trascorre gran parte della sua vita in questa fitta foresta, sfruttando l'abbondante raccolto estivo di insetti e ragni. Per la seconda volta in questa stagione ha dei piccoli da sfamare, ben nascosti nel nido fra le canne.
Alla fine di giugno e all'inizio di luglio c'è una grande quantità di cibo a disposizione per tutti, i bruchi delle falene nottuidi. Le larve sono cresciute al riparo del canneto, nutrendosi del midollo centrale delle canne. Pronti a trasformarsi in pupa, i bruchi iniziano la faticosa discesa dalla cima dello stelo verso la base. Quelli che riusciranno a raggiungere la base della canna al sicuro tra le foglie diventeranno adulti in agosto. Molti non ce la faranno. Finiranno nei becchi dei piccoli affamati basettini. A metà luglio, tappeti blu di Non ti scordar di me appaiono al limitare delle canne in maturazione. Più all'interno, nel nido della cannaiola, tre delle uova sono andate a finire nell'acqua, espulse da un intruso nato per primo. La femmina del cuculo ha lasciato il suo segno e ora le due cannaiole devono darsi da fare per soddisfare le infinite richieste del loro figliolo adottivo. Una bocca supplicante è un richiamo troppo forte per i genitori, i quali non riescono ad abbandonare quell'essere mostruoso che ovviamente non è di loro creazione. Ma non sarà sempre così. Le cannaiole vivono a lungo. Nel corso degli anni continueranno a nutrire gli abitanti abusivi del nido, ma il giorno in cui scopriranno l'inganno del cuculo, allora saranno i loro piccoli a sfrecciare gioiosi tra le canne. Ormai il cuculo è in grado di volare. I suoi veri genitori da tempo sono partiti per l'Africa. Lui li seguirà. Quasi per miracolo, l'istinto lo guiderà a sud verso l'equatore. Alla fine di agosto i piccoli basettini si muovono tra le canne. Questa è la loro casa, estate e inverno. Presto saranno costretti a cambiare dieta. Gli insetti e i ragni, così facili da digerire, non dureranno a lungo. In questo periodo le canne subiscono delle trasformazioni interne. Il contenuto di zucchero scende verso i rizomi. Questo richiama un gran numero di afidi delle canne piumate. Questi esseri minuscoli penetrano nella canna e ne succhiano la dolce linfa. Gli afidi arrivano in tale quantità che lo scricciolo conta totalmente su di loro per accumulare la fonte di grasso che lo sosterrà nella migrazione ininterrotta verso l'Africa. Le cime delle canne colore amaranto ancora una volta spandono nell'aria piccolissimi semi che verranno trasportati a migliaia dal vento. Molti moriranno, ma qualcuno cadrà nel terreno, metterà le radici e i piccoli filamenti daranno vita a un nuovo canneto. Ma questo meccanismo è irrilevante per il futuro del canneto. Esso sopravvive grazie al suo sistema di radici che si diffondono in fretta e già immagazzinano il cibo per affrontare l'inverno in arrivo. La transizione è brusca. Il verde ancora una volta diventa giallo, poi bianco. I primi fiocchi di neve si posano sulle cime piumate sospese a mezz'aria. I visitatori estivi se ne sono andati. Sono rimasti solo gli uccelli capaci di resistere al freddo inverno. È facile leggere sulla neve gli eventi del giorno.
Un tarabuso è passato da queste parti in cerca di acqua. Se non la troverà, forse morirà. Per fortuna, questo è un destino a cui si va incontro solo negli inverni più freddi. Gli uccelli che restano qui sono in grado di superare i disagi climatici e la scarsa disponibilità di cibo che il canneto impone durante i mesi invernali. La bellezza del canneto viene messa in risalto proprio in questo periodo, che è il più duro dell'anno. Nel cuore del canneto, le acque prive di ghiaccio richiamano un gran numero di pesci. E nonostante le ristrettezze della vita, le anatre si dedicano ai preliminari del corteggiamento. I mestoloni, attratti dalle anatre, iniziano a scendere, mentre il ghiaccio costringe il porciglione affamato ad uscire dal suo rifugio abituale. Le famiglie di basettini si sono riunite all'interno del canneto. Ora che gli insetti sono scomparsi, o almeno sono così ben nascosti che è impossibile trovarli, si nutrono degli abbondanti semi prodotti dalle canne. I semi sono molto piccoli e gli uccelli devono trascorrere le poche ore di luce a lavorare duramente. Anche l'uomo si interessa ai canneti. L'arte tradizionale dell'intrecciare canne fa sì che alcune aree di questi canneti vengano gestite solo per questo scopo. Le canne per il commercio devono essere dritte e robuste, perciò vengono tagliate e portate via ogni anno o due. Il taglio delle canne incomincia all'inizio di gennaio, quando il gelo ha bruciato le foglie cadute al suolo, lasciando le canne nude raggruppate in folti accessibili cespugli. Queste zone, dove il terreno non cede sotto i piedi, forniscono delle piante di alta qualità prive di detriti e sono l'ideale per i tagliatori di canne. Con la semplice irrigazione, il canneto viene tenuto abbastanza umido per sostenere la sua crescita annuale e il taglio evita la crescita eccessiva di arbusti. Ma queste zone non sono l'ideale per gli uccelli che fanno il nido e mangiano più in basso, là dove ci sono i detriti accumulatisi negli anni. Tuttavia, questo non crea un conflitto tra i naturalisti e i tagliatori di canne. Quasi tutti i canneti della Gran Bretagna fanno parte di zone protette e vengono gestite in modo da rimanere il luogo ideale per la permanenza degli uccelli. Il mantenimento dei nostri canneti a luoghi permanenti per gli uccelli è un compito difficile. La natura stessa del canneto è in continua trasformazione. Le linee di confine mutano ogni giorno. Da una parte le canne avanzano verso le acque aperte, dall'altra si ritraggono, sostituite dagli arbusti. Mantenere questo habitat allo stato naturale richiede grande dispendio di energie e di denaro,
ma è importante per le generazioni future preservare la vita in tutte le sue forme. Solo impegnandoci veramente potremo assicurare la sopravvivenza di queste aree paludose e delle creature che solcano il cielo con la loro grazia aerea, come questo splendido esemplare. La sua vita futura dipende dalla vita dell'arcano mondo delle canne.